Okay, great. Chen contro Gianfi. Let's do this. Ding-dong. Round one, you'll get 500 points for fooling your opponent with your lie, and you'll get 1000 for. Quindi 500 se becchi la bugia dell'altro e 1000 se indovini becchi la verità. Questo. Scelta commerciale? Okay, here's your first question. No, mail. Cos'è? It's time for a road trip. When on the Hawaiian island of Molokai, be sure to visit the Hulahua post office where you're able to mail blank without using a package. Type in your lies now. Vieni notato, quando nell'isola Hawaiiana in Molokai. Ok. All right, where is the truth? Perché dovresti mandare Santa Claus? Perché? Cioè, la domanda è perché dovresti inviare per posta di Santa Claus? Non ho capito, com'era il conteggio dei punti, Ishan? 500 se becchi la mia bugia, che l'hai beccata. E 1000 se becchi la verità. Ah, quindi fra tre cose ho il culo, o becco la bugia, sì, o becco la verità. Sì, beccata la verità io. Puoi mandare dei cocchi. Coconut? Sì. Yeah, 1000 punti. Ma io non vedo perché non c'ho scritto. Che, ma te lo dico io. Io ho preso 500. Sì. Però scusami, cioè, è stupido perché tu in poche parole minimo 500 o 1000 li fai perché o becchi la verità o sì, becchi ma la... Ma puoi beccare anche la bugia del gioco. Vampiri, dai. Ma io non, questo gioco ancora non l'ho capito. Ok, here's the question. Devi beccare la verità. According to a Chinese myth, if a vampire comes across a sack of rice, he must blank. Enter your lies now. Secondo mito cinese, se un vampiro incontra un sacco di riso, deve... Io... Il problema è che io so la risposta giusta. Perché conosco, perché? La conosco la risposta vera. Davvero? Sì, la so. La so davvero. Non la so, non so... Scrivi la bugia! Dai, finisce il tempo, 3, 2, 1, fine tempo. Ce l'ho fatta in tempo. Ok, here you go, find the truth. Ok, già fatto. Penso che sia questa. Te le immagini? Sì, esatto, è giusto. Deve contarne sì, ognuna? Sì. Ma qual era la mia? Della gioca. No, Lick 'em all. Devi leccarli tutti. Scusami, ma se scrivi male te lo corregge lui? Di solito sì. Ok. Santa Claus, perché vuoi spedire Santa Claus? Lick 'em all. Lecca il riso, stronzo. Allora. Fear. Metto la paura, dai. Twix. Okay, here's the question. Pantherophobia is the constant fear of your blank. Type in your lies now. La pentarafobia, cosa ne parla del tuo? Ah, lo so io, lo so. Io no. L'ho letta appena e io no. Però no, non la voglio googolare. Voglio giocarla a lei. Lo voglio giocare la legge. Perché anch'io ci ho provato a scriverla, ma non ci sono riuscito. Devi mettere la bugia, non la stai ancora mettendo. Non è questa. Ok. Ok, which one's the truth? Io cosa ho scritto? Ma la suocera, perché? La paura della suocera. Davvero? Okay, let's take a look. Sì.
La paura della mother-in-law dovrebbe mother-in-law è la suocera. Io ho scritto scorregge e ho risposto lei proprio scorregge, ho sbagliato con la mia stessa stronzata. C'è anche un fart. Io ho scritto fart. And nobody picked the other lies up there. No, cazzo. Jumpy si becca altri punti. Siamo pari, 2000-2000. La sapevo, l'ho letta proprio. L'aveva fatto Daniele Desmetter prima. Adesso stavo dando una curiosità. Non ho finito di vedere il video, porca trota. Invece devi vederlo. Ah, tu hai scritto anima. Now it's round two, sì. Point io ho messo a me una cosa. Ah, tocca a me. Allora, Halloween. Halloween. Rimaniamo sulla paura. Fight. Okay, here's the question. In 1988, George H.W. Bush celebrated Halloween by dressing up as blank. Enter your lies now. Nel 1988 George W. Bush ha festeggiato Halloween vestendosi da Madonna. Non lo so se è questa, ma penso che sia questo. Io ci ho provato. Dimmi che hai detto insert tu. Dimmi che l'hai scritto tu. No, Homer Simpson era sbagliata. Era himself. Vediamo un po'. Sì. Da se stesso? Sì. Comunque, hai visto duck. La banana? Ho scritto duck. Tu hai scritto duck? Mamma mia. Io sto giocando così, ma non ci sto ancora capendo un cazzo. Stai vincendo, sei a 4000 punti, eh. Ritende scherzando. No, tocca a me. Solitude. Ok, here's the question. In 2004, the Train Corporation sold pillows in Japan that were designed to combat loneliness. They were shaped like a blank. Cosa hai scelto? Type in your lies now. Solitudine. Sono usciti in Giappone progettati per combattere solitudine. Era una forma di ok. Vediamo. Ok, which one's the truth? Perché Rotting Shark? Io direi questa, va, perché è mancanza d'amore. All right, let's see what everybody picked. Beh, credo che siamo d'accordo. Sì. Woman slept. Yeah. Io ho scritto girls, ovviamente. Only like sleeping on a pair of disembodied legs. Hai scritto tu fiori, vero? And we're done. Da sharky marci, da sharky marci, da squali marci, perché? E intanto Jaffi mi sta aprendo il culo. È a 6000. Ultimo round, mi sa. No. All right, pick a category. Ok. Ok, here's the question. New Mexico State Senator Duncan Scott successfully got a bill passed in the New Mexico Senate requiring psychiatrists testifying in court to wear a blank. Enter your lies now. Scott ha ottenuto un successo progetto di legge nel Senato del New Mexico che richiedeva agli psichiatri di testimoniare in tribunale di indossare un come indossare un preservativo. Ok, here you go. Find the truth. Qual è la verità? Cioè non saprei quale mettere. Che cos'è helicopter Benny? Sombrero. Papillon Wilson. Boh, siamo in New Mexico, me lo posso permettere. Okay, cosa hai messo? Me lo posso permettere, sombrero. Ma è la mia stronzata un papillon, eh. Il sombrero della mia. Qual è la verità?
Ok, 1000 punti a testa, ma quindi la verità qual è? Elicottero. Cosa Winter Death, beh? No, dai, non può essere... Cosa? Un cappello da mago! Ma che problema hai? Duncan Scott, perché? Beh, anche il cappellino con l'elica che gira non è il massimo, eh. Ah, Helicopter Benny, è quella che giri. No, vabbè, io come so bene tu l'hai cliccata come uno stronzo. Ti ho messo Papillon. Vabbè, sembrava più elegante, tipo dentro alla corte. Ma siamo in New Mexico, sombrero ci può stare. Lo sai cosa devo cercare, perché non so come si scriveva. Ultima domanda. Mi viene tutto da questo. Ok, here is your final Fibbage question. Final question. Under the Marine Corps Uniform Regulation Code MCO P1020.34F, a male Marine is not allowed to carry this while in uniform. Type in your lies now. Sotto il codice di regolamento uniforme Marine Corps, Marine maschile è autorizzato a trasportare mentre in uniforme. Accetto la mia sconfitta scrivendo questo. Anzi, ero obbligato. All right, non voglio saperlo. The truth? Cioè, si vedeva lontano un miglio. Cioè, la prima che ho letto ho fatto... Bob. Ah, tu hai la penna. Sì. Non posso trasportare il torpedo in mano. No, non può essere vera questa. Non è posso l'ombrello. L'ombrello, perché devi portare l'ombrello? Ma perché? And nobody fell for this. Nel momento di andare, preferisco andare oggi proprio su Pinturillo e andare a soffrire. Sì. Beh, fai lo score. E vince Gianluca con 8500 punti. Quanta pazienza, è troppo forte. E Kevin? Pinturillo 2. Vai. Beh, comunque complimenti per aver vinto. Applausino. Non... Gianfi. No, te lo do. Non sono un torpedo.